che ci è mancato, non lo so, siamo stati forse lui, cioè eravamo consapevoli che per noi era una finale fondamentale, perché vincere questa partita ci avrebbe messo davanti un altro squadro, sicuramente un altro campionato, avremmo avuto la possibilità magari con il recupero e con l'entusiasmo di vincere il campionato, però chiaramente adesso guardare al primo posto è un po' un'utopia, perché parliamoci chiaro, loro sono a 9 punti da noi, se non sbaglio, sì, no. E quindi diventa un po' difficile. E il recupero comunque la partita. Sì, il recupero sicuramente abbiamo da giocare, sperando di portare a casa 3 punti e cercando di avvicinarci a loro, anche se dobbiamo già lavorare alla prossima partita e cercare di portare a casa punti, perché da ora in poi insomma non possiamo sbagliare veramente niente. E tanto pensare alla sicurezza almeno. Sì, è vero, dobbiamo cercare di guardare al secondo e al terzo posto anche per entrare nei playoff, anche perché non c'è solo la promozione diretta, ma ci sono anche playoff che ci potrebbero permettere di andare in B. Ci sono un po' più diversi per stare in naso, aspettando fino magari con le scelte al gorricciato. No, secondo me cattiveria no, è che le squadre sono, di solito quando le affrontiamo, almeno nei nostri confronti, sono più concrete di noi, perché la realtà è che ci fanno a volte 2 tiri, o a volte un tiro, a volte 3 tiri, e riescono sempre a trovare un gol, cioè invece noi creiamo tanto e non finalizziamo, non per dare colpa agli attaccanti, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, abbiamo Paolo Manoniere e altri attaccanti che sono bravi, però dobbiamo essere più cattivi e più concreti sotto porta. Ci sono altre domande? Sì, davvero, grazie.